Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Io come sempre sembro una pazza con questi capelli. Ieri sera mi sono lavati e non me li sono asciugati come avrei voluto. O meglio, non mi sono voglio asciugati, che fanno fatti così i capelli. Settimana ho caricato pochissimi video. Se avete visto l'ultimo video e la live sapete il motivo. Ultimamente ho fatto delle cose meglio, alcune cose le avevo fatte quest'estate che vorrei fare di tipo di mercatini, se non costano tanto. Volevo fare pure uno sotto Natale, ma mi costava, erano 3 domeniche, mi costavano 5 euro a domenica, 15 euro, 15 euro da spendere non ce l'ho. Spero solo di riuscire a trovare qualcosa, qualche soldo, se la stessa organizzatrice che ha fatto sotto Natale li farà a Pasqua. Penso che se riesco ad accumulare dei soldini lo faccio molto volentieri. Ora vi faccio vedere le cose che ho fatto. Allora, ho fatto un porta fazzoletti che sicuramente voi avrete visto anche su Instagram, una cosa questa, quello che avevo fatto vedere su Instagram era un prototipo con tessuto da scarto, infatti lo sto utilizzando io. Ho fatto questo qua, che era, diciamo, io uso molto tipo i pantaloni che a me non mi entrano, che sono in buono stato, li utilizzo in questa maniera. Questo doveva essere tipo un simillino molto leggero e ho fatto questo qui. Ce n'è pure un altro di un tessuto che avevo in casa che come colore non mi piaceva, è arancione. Se riesco ve lo faccio vedere. È un portafazzoletti. Quell'altro ho fatto in maniera diversa. Poi ho fatto due elastici crunchy. Ho fatto molte cose con questo tessuto, infatti non è mai rimasto tanto. Due elastici esattamente, più una fascia per capelli. L'ho visto il tutorial sul lato scuro del cucito. Lei ha messo un elastico un po' più alto rispetto al mio, ma comunque anche fino non è male, perché io dietro i capelli odio gli elastici larghi e me li fa tipo bozzo. Questa qua è quella che utilizzo io, e infatti ha l'elastico più alto, e infatti questo video mi fa i capelli a bozzo. Ho fatto questa qua non con questo intreccio qui sotto, ma con questo fiocchettino in mezzo che fa tipo fiocco. Infatti questa la utilizzo io perché non mi piace come è venuta e non credo che le rifarò. Se riesco a trovare un altro tessuto che utilizzo poco, che non mi piace, ne voglio ricreare un'altra di questa qua. Poi vado a recuperare l'altro portafazzoletti. Allora, questo è l'altro portafazzoletti. Diciamo che è un po' double face perché dentro ho messo un altro tessuto. Anche con questi ho messo, fatto altre creazioni, non so se quelle che ho messo in vita o quello che ho creato io, non mi ricordo, che utilizzo io o ho messo in vendita, non lo so. Questa ha un'altra forma, se riesco a farvi vedere le differenze dal lato, vedete, sono diverse di come sono fatti. Qui ho una cucitura in mezzo, quando lì le ho per traverso, sono diverse ma comunque abbastanza comodi tutte e due, perché li sto utilizzando tutte e due. Queste sono le cose che comunque vorrei mettere in vendita, a parte questo qua e altre cose che ho di là, che ho di là, altre cose di là che vi farò vedere prossimamente, che stanno un po' nascoste e non so fra quanto tempo viene mia madre, quindi ve le farò vedere in un secondo momento. Allora, ultimamente non sto facendo video perché comunque non mi va di registrare, un po' perché non ho francamente idee su cosa registrare, a parte le video pulizie. Francamente, fare più video pulizie una presso all'altra non è che mi va tanto e non è molto nel mio stile, perché comunque porto contenuti vari e portare solo video pulizie non mi va.
penso che questo video verrà abbastanza corto, quindi lo allegherò al video di domani, che volevo fare un video pulizie per domani, che comunque caricherò lunedì, ma non lo so, vediamo se riesco a editarlo e soprattutto se riesco a fare le pulizie domani mattina, perché non è detto. Perché non so se viene mio nipote, se viene nel pomeriggio, se viene mattina, non lo so. Comunque, se voi lo vedete pomeriggio, evidentemente sono riuscita a fare le pulizie. Se no, lo vedrete lunedì mattina. Ho anche dei panni da mettere a posto, panni miei, che stanno pure in salotto, non so più. C'è una voglia di mettere a posto pari a zero, se no anche sotto zero. Se vedete la camera mia è un porcile, sta diventando un porcile, non riesco a tenerla in ordine. E più metto a posto, più mi sembra un casotto, non so per quale motivo. Inoltre, ultimamente sto cominciando a avere le mani che si rovinano, tipo come questo puntino qua, tipo. Non so se riesco a farvelo vedere vicino all'unghia. Qui a questo dito ho un puntino andato via mesi fa. Sto ricominciando a avere le ferite sulle mani. E poi, per fortuna, ho la lavastoviglie. Pensa un po' se io dovevo lavare a mano. Avevo le mani spaccate e me le sento parecchio secche come mani, tutt'è che ogni tanto e tanto metto la crema. Ultimamente sono questi piccoli brufoli che uno ho pure uno qua, per non si vede qua. Qua sta vedendo le bolle qui sotto, come quando andavo a scuola, qui ho le bolle. Penso sia una qualcosa di molto di stress, perché quando andavo a scuola avevo molte bolle qui e qui sopra la fronte e qualcosa qui in faccia, qui sulle guance, ma era poco, era più facilmente che l'avevo qua sopra e qua sotto. Non sto mettendo creme né niente, infatti questa ce l'ho tipo da 20 giorni circa, e ancora devo andare via, infatti si nota. Ovviamente ho messo una crema che un po' è migliorata, ma comunque se non continuo a mettere le creme non vanno via. Ieri sera mi sono fatta tutto, è spuntato questo qua, ho una bolla perenne qui, se si nota. Vabbè, sarà un po' di stress. Vabbè, vediamo se oggi riesco a registrare qualcosa, se proprio è corto corto ve lo aggiungo a quello di domani. Sempre se riesco a registrare, perché non l'ho detto. Ci vediamo. Allora, come sempre sembro una pazza, ma ho cercato di darmi una sistemata. Ho messo questa fascetta che avete visto ieri, ho fatto delle mini trecce con dei cutini, una sta qui nascosta e l'altra ecco. Però per stare dentro casa va abbastanza bene. Inoltre, ieri ho trovato, o meglio, non è che ho trovato, sapevo dove stavano, ma ieri non mi andava di parlare perché tempo, quarto d'ora è venuta mia madre, e tra che vi spiegavo tutta la cosa, sarebbe passato più di un quarto d'ora, quindi ho deciso di farvelo oggi, e come vedete dietro c'è un caos totale, totale. Adesso vi faccio vedere, adesso nel frattempo mi sto vedendo video al limite. E vi faccio vedere le cose e dopo si comincia con la messa in ordine della camera. Infatti ho anche il letto disfatto. Andiamo a vedere i prodotti che vorrei vendere. Potrei anche venderli su Vinted, però comunque non ho una carta, diciamo, una carta tipo PayPal, tipo PostePay. Potrei prendere la PostePay di mia madre, quella gialla. Però non so se va bene, penso che andrebbe meglio come una PostPay Evolution o una cosa tipo Hype, PayPal. E però PayPal non la vorrei fare perché non è che mi piace tanto, perché comunque solo per gli ordini, cioè solo per gli acquisti online, quindi non è proprio
E non vorrei farmela perché comunque a me mi servirebbe più cartone, carta di credito, con codice IBAN se volessi anche per un lavoro futuro, se riesco a trovare lavoro, vorrei utilizzare quella e non PayPal, perché da come ho capito PayPal per gli stipendi è un po' complicato e soprattutto per il datore di lavoro, quindi vorrei cercare una carta con codice IBAN che non sia tanto cara e comunque non mi faccia pagare anche un canone annuo, anche se penso che sia un po' improbabile. Comunque, voi se conoscete qualche carta di credito con codice IBAN che non si paga tanto e non si paga un canone annuo, fatemi sapere qui sotto, almeno per poter mettere su Vinted o su Wallapop, una cosa del genere. Fatemi sapere voi qui sotto, e senza dover andare in banca a creare un conto postale, un conto bancario o anche il banco posta, diciamo. Allora, poi volevo vendere questo astuccino, molto piccolo rispetto alla mia mano, che io all'inizio ne ho un altro, che ci tenevo tutta la roba per la manicure, tipo forbicine, togli cuticole, taglia unghie, così, ma comunque può essere ottimo anche per dei piccoli trucchi campioncini da portare in viaggio. Comunque poi ho questi due astucci che sono uguali, identici, soltanto che questo ci ho messo questo pizzo perché questo è il tessuto diverso, c'era un altro c'era diciamo, uguale a questo qua, ma mi si era sporcato. Ho detto vabbè, cambiamolo e ci metto questo sopra. Questo rimane semplice, comunque è un porta matite, un portapenne, un astuccio, diciamo, anche per la scuola. L'unica cosa è che l'ho modificato perché aveva una cucitura esterna che a me non piaceva e poi non sapevo come farla all'epoca perché l'avevo fatta all'inizio del mio corso di taglio e confezione, e adesso ho trovato il metodo per non far vedere le cucite. L'unica cucitura che si vede è questa qua sopra, perché è la chiusura, così anche questo qua, anzi, l'ho fatto tutto intorno qui per renderlo migliore. E sta dentro e non si vede niente. Io ho messo questa cosa che va anche dietro. È una piccola decorazione. È anche comodo come portapennelli, diciamo, però non so quanti pennelli entrano. Ma comunque, per un astuccio, per un ragazzo anche delle valori superiori, l'università, è abbastanza comodo, anche per le medie. Poi ho questo porta amochina. Ci ho messo lo strappo perché non avevo i bottoni automatici, però comunque si potrebbe fare anche con un bottone automatico. È per classico ammochina, ora vi faccio vedere con l'ammochina. Vedete com'è con l'ammochina dentro, si vede questo qua, qua dentro c'è l'ammochina, si chiude e qui si può attaccare, che ne so, al portafoglio, si mette un portachiavi. Lo dovrei mettere prima di venderlo, però vediamo un po'. Poi se ci metto un portachiavi mi costa più, perché io volevo metterlo sui 5 euro. Se metto il portachiavi dovrò venderlo tipo a 7, vediamo. Poi ho fatto questo qua, che io l'avevo ideato per un portachiavi, infatti ho messo il gancetto, ma comunque va bene anche per una decorazione di Natale abbastanza innovativa. Comunque ci metterò, sì, penso che su questi due ci metterò il portachiavi, lo venderò un po' a prezzo un po' più alto. Più un altro, ho questa pochette, non so come utilizzarla francamente, se è tipo un portadocumenti per macchina, però non so se entrano. Anche per un, come dire, un porta passaporto, diciamo, che sta chiuso qui dentro, ma comunque può essere anche molto comodo per dei trucchi da mettere in borsa o anche di porta assorbenti, diciamo, con, diciamo, mettere dentro le salviette. Boh, è abbastanza anonimo, quindi ce n'ho pure un altro che lo devo finire di sistemare, ma non so che fine abbia fatto. Allora, vorrei mettere anche in vendita questo qua, che sicuramente avete visto su Facebook, sia su Facebook che su Instagram. Ho dovuto stoppare perché non mi si apriva. Io questo lo utilizzerei come portatessere, molto a tipo un
1, 2, 3 scomparti come portatessere o come anche per la carta di credito, o anche io ho provato ve l'ho proposto come diciamo portaassorbenti. È molto comodo come cosa e dovrebbe essere abbastanza utile in entrambe le cose. Occupa poco spazio in borsa, questo è sicuro che lo metto in vendita da qualche parte. Ho detto adesso vorrei fare dei mercatini, se per Pasqua, ma vediamo. E ho fatto anche questo, che questo lo utilizzo io perché non è proprio come me l'aspettavo, perché infatti qui questa fascia che comunque mi rimane vuota perché l'ho allargato con... Dove sta? Questa fascetta qui piccolina per allargarla un pochino, quindi mi è andata a sfalsare qua. Comunque lo utilizzo io come portaassorbenti, salvaslip, e qui ho in mente di metterci quella carta igienica, quella umida che si può buttare, quelle salviette umidificate che si possono buttare nel WC. Con questo lo utilizzo io, è molto comodo per il viaggio, diciamo. Diciamo che non è per un viaggio di una settimana, perché ti puoi portare al massimo 2-3 assorbenti, però per 2-3 giorni va abbastanza bene, soprattutto per i salvaslip o per portare anche solo questa, diciamo, carta igienica umida da buttare nel WC. Questo me lo tengo io perché mi fa comodo a me. Comunque, questo qua penso di venderlo. Facendo i mercatini spero di riuscire a vendere tutta questa roba. Comunque penso di voler fare altre cose di questo, di queste due. Non so se riuscirò a venderlo, però comunque un altro paio di queste li faccio. Questi qua, caso ne posso fare altri, perché vedo che gli elastici crunchy vanno molto di moda. E vorrei fare altre due di questi, di altri colori, ovviamente non li farò, no. Non vorrei fare questo di questi colori, ma di altri colori. Questo ne farò un altro, sicuramente. Poi vorrei fare altri due di questi qua, se ci riesco. Penso che ne farò, questi ne vorrei fare altri, minimo altri tre, così faccio quattro. Però vorrei fare uno di questa dimensione, uno un po' più grande che ce l'ho. Questi non so se andrà ancora in porto, cioè per quanto tempo andrà portata in giro la mochina, ma comunque ne vorrei fare tipo altri 4 per arrivare a 5. Portachiavi, questo qua vorrei fare altre forme. Anche ho altri portachiavi che io ho fatto vedere all'inizio del mio inizio canale, che erano utilizzati fatti con carta igienica e decorazioni di varie forme. Penso che quelli li venderò. Se riesco, vi metto una foto qui. Di questo qua non so se ne faccio altri, perché boh, sì, è funzionale, ma non so quanto. In caso ne farò un altro di un altro colore, vediamo un po'. Questo ho già un altro coso, però non è che mi piace come cosa, quindi non so che cosa farò. Vorrei anche realizzare un paio di questi qua, questi astuccini. Questo è per il cucito, molto carino da portare in viaggio. Infatti mi sono portata questo in viaggio per il cucito, anche se dopo ho cambiato. Questo non lo posso vendere perché questa chiusura lampo è funziona, cioè funziona come lampo, però è un po' vecchiotta, quindi non vorrei venderla tipo a 7-8 euro, per ritrovarmi che il compratore me la tiri appresso. Comunque, quindi ne vorrei creare un'altra con una chiusura lampo un po' più moderna e più, perché questa vedi fa questa samoca, non è che mi piace tanto. Lo vorrei mettere in vendita anche questo, ma questo lo utilizzo io per qualche cosa, qualche trucco così da portare in viaggio. Vabbè, adesso ci mettiamo all'opera per mettere a posto questo casino e quel casino là. Ho dei panni da mettere a posto quelli là, o altri da altre parti, ma
Ma ho visto una persona un po' acclerata. Che cosa hai tirato là? Tappetino, devi venire qui. Ah, ok. Ci stai una sclerata lì. Ah, giusto tu la schierata. Buongiorno, oggi è martedì e avrei dovuto caricare il video o domenica o lunedì, non ci sono riuscita a montarlo, un po' perché non da mia nipote, un po' perché mi sono messa a cucire e non ho più fatto niente. Ho detto che avrei fatto più una live mentre cucivo, ma non ci sono riuscita perché mentre facevo alcune cose c'era mia nipote, quindi ho preferito non parlavo. Comunque, se riesco nel pomeriggio voglio fare una live. Sicuramente quando voi vedrete questo video saprete se avrò fatto la live o meno, che sicuramente non l'avrò fatta perché ci sarà sempre mia nipote, perché quando esce dall'asilo vuole sempre venire qui a casa e riesco mai a fare quello che vorrei fare e mi dovrò sbrigare a farlo nella mattina. Adesso sto aggiornando l'agenda perché domenica non l'ho aggiornata. Vorrei anche fare una lista di cose che vorrei fare in giornata, che sicuramente farò la metà di quello che andrò a scrivere. E poi vediamo cosa ne uscirà fuori. Allora, dovrei fare pure un video sulla sposa. Vabbè, adesso mi metto a finire di organizzare la settimana e voglio organizzarmi la giornata di oggi e di domani. Voi non vedrete niente perché comunque questo sarà un video conclusivo del vecchio vlog. Così è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ricorda di iscriverti, attivare la campanella, mettere un mi piace e se ti va commenta. Ciao!